Grazie, buongiorno a tutti. Mi unisco ai saluti che ha portato il Presidente Cattaneo a inizio dei lavori. Ringrazio tutti quanti voi, i rappresentanti delle varie istituzioni presenti e a voi che avete deciso di intervenire e partecipare a questo convegno, a questo incontro. Ringrazio il Corecom, naturalmente, dal Presidente Geraci ai membri che continuano quello che era uno degli obiettivi che il Consiglio regionale nell'autonomia che al Corecom era quello di riduzione della composizione dei costi straordinaria e impegno su alcuni temi coerenti istituzionalmente. E questo è uno e continua questa azione. Io voglio ringraziare i membri del nostro Corecom, dal Presidente nazionale già citato agli altri presidenti e rappresentanti che hanno deciso di essere questa mattina a Torino. A me fa molto piacere perché questa è una continuazione naturale di alcune competenze che è al Corecom. Prima, caro Bruno, una volta si diceva, l'ho letto sul giornale, tu hai citato la televisione, da uomo di televisione, io torno, essendomi occupato della carta stampata, torno un po' più indietro, l'ho letto sul giornale, poi l'ha detto la televisione, l'ufficialità della notizia, del fatto, non era più sul giornale, ma era sulla televisione. E adesso noi siamo in un cambio generazionale, non solo tecnologico. Io non sono un nativo digitale, come molti di voi, ma qua abbiamo per fortuna altri che sono in quella direzione e lo si può misurare, lo dico spesso occupandomi di questi temi, sono ancora di una generazione che va, quando compra un apparato, a prendere il libretto delle istruzioni per poi stancarsi e cercare di fare a meno. Le giovani generazioni non lo usano. Quando ho comprato il primo di questi, perché poi ne li rompo purtroppo, la mia sorpresa era non c'erano più le istruzioni. Quindi mi sono detto fatene una ragione, e cambiato proprio l'approccio. E quindi, ma non è solo un approccio tecnologico. Le giovani generazioni sono refrattari anche alla televisione, e quindi la necessità, avendo voi la vigilanza da quasi 10 anni sull'emittenza locale, sui messaggi rivolti specialmente alle generazioni, occuparvi dei social network è una naturale continuazione di quello che è uno dei vostri compiti rispetto all'evoluzione delle tecnologie, e non solo delle tecnologie ma anche dell'approccio. È stato citato dal rappresentante, dal dirigente del MIUR, Suraniti, che ringrazio, la collaborazione con loro, con la dottoressa Popolazione Attuale, con chi l'ha preceduto oramai di molti anni, in molte occasioni del Consiglio regionale, che voglio così informare chi non si occupa molto di questi temi o solo di una parte. Consiglio regionale che, e io voglio ringraziare i membri del Core, come l'ho già fatto, ma anche il direttore della comunicazione Tomatis, il dottor Prince, quanti si occupano di queste cose, perché insieme alla parte legislativa, il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità le leggi che portano il nostro Consiglio, la nostra regione all'avanguardia a livello europeo, sul wifi libero, sull'open data, sull'open source, sono andato a ritroso al contrario, e stiamo per presentare l'agenda digitale Piemonte, naturale continuazione dell'agenda digitale Europa, dell'agenda digitale Italia. Questo grazie alla collaborazione con le realtà nostre piemontesi, Nexa, Topics, Politecnico, Università e altre, che ci permettono di entrare nel merito, poter presentare provvedimenti che vanno in questa direzione. Dicevo, oltre all'aspetto digitale, non ci sono solo i giovani, mi riferivo al dottor Suraniti. Noi leggiamo sui social network, io sono un utilizzatore pieno, Facebook, Twitter, WhatsApp, ormai sito, blog, nelle varie. Noi leggiamo, c'è un problema di educazione, noi ci dobbiamo preoccupare delle giovani generazioni, ma è un problema sociale, perché sui social network si leggono delle cose terrificanti. Il non capire è un problema che riguarda, io voglio, altrimenti sempre preoccupiamoci dei giovani, è giusto,
gli insegnanti avete una responsabilità straordinaria, lo dico sempre, lo voglio ripetere, non sempre riconosciuta, anzi non riconosciuta a sufficiente dal nostro Paese, per voi avete la grande responsabilità di trasferire non solo il sapere, ma anche stili di vita e comportamenti. E qua entriamo in questo che stiamo, e questa responsabilità straordinaria di formare le future generazioni non è sufficientemente riconosciuta dal nostro Paese, un ruolo fondamentale. Quindi non solo i giovani, no? Altrimenti è importante, ma le cose che leggiamo da attempati signori o signore sui social network, pensando di trovarsi al bar sport, al quale va sentimentalmente il mio pensiero, essendo, come dire, è stato da ragazzo nella Barriera di Milano un frequentatore straordinario, e allora pensano che non si rendono conto che non rimane all'interno di quei quattro muri, ma poi incide pesantemente nelle persone che le leggono, ma senza arrivare alle alte cariche istituzionali. Basta fermarsi a un comune cittadino, senza rendersi conto che rimangono poi in quelle che le aziende, sempre più è stato detto, utilizzano per capire il loro futuro eventuale collaboratore, cosa ha scritto, come si comporta, chi è, cosa fa, e rimangono non per settimane o giorni che ha una frequentazione assidua, quasi compulsiva, ma rimangono per giorni, settimane, mesi, anni, rimangono lì. Ecco perché la necessità di educare. Dall'altro, insieme, se permettete, alla privacy è già stata toccata, che ci pone un problema anche la vicenda Datagate ha aperto un velo interessante e preoccupante, che riguarda tutti quanti noi, specialmente chi si occupa delle istituzioni, e qua siamo presenti tutti, non manca nessuno, che ci pone di fronte al problema di come affrontare questa straordinaria rivoluzione tecnologica che ha portato alcune, io sono fra quelli convintamente, a definire internet, ecco da dove arriva il wifi libero e le altre leggi che ho citato, internet come diritto di cittadinanza, dando a tutti la possibilità di poterlo, non a caso quando siamo in wifi libero completo, senza documento, senza password, ma solo con l'identificazione, così come in tutte le sedi della regione, del Consiglio regionale del Piemonte, in quelle realtà che utilizzeranno la legge che noi abbiamo votato anche con risorse. Quindi c'è un problema serio della privacy, che è stato citato, ma che io risottolineo, l'utilizzo delle informazioni, delle nostre informazioni, non solo della pubblicità inconsapevole, noi che siamo soggetti per attività economiche, ma anche recentissimo la caduta del velo sulla possibilità di accedere a tutte le informazioni e i profili anche dei minori, pone dei problemi notevoli. Quindi assolutamente bene l'incontro di questa mattina. E per ultimo, il libro che Gian Maria De Paolis ha realizzato con la collaborazione Core come Consiglio regionale aiuterà, perché è vero, a noi che non siamo nativi digitali, che ancora siamo come dire, nostalgicamente legati alle istruzioni, prima che sarà anche genitore alla riscossa sul web e quindi sull'ebook, perché quella è la strada, assolutamente, ma ancora un pezzo, infatti è rivolto non ai giovani, ma a chi deve preoccuparsi dei giovani, è il problema del linguaggio, perché i giovani usano un altro linguaggio, modificano la nostra grammatica, tagliano le parole, cambiano le vocali, le consonanti, una cosa anche interessante, io non sono un esperto in materia, ma senza essere esperti basta leggere per capire che è tutto un mondo diverso, e allora è evidente che se si vuole interloquire, non in termini, perché la rete libera tale deve essere, ma non può essere, come dire, che ognuno può dire e fare quello che vuole, noi ci preoccupiamo dei giovani, io ho detto che vale a maggior ragione anche per chi giovane non è da un pezzo, per poter però capire, interloquire, consigliare,
educare per quello che è la responsabilità della scuola, che non può essere da parte delle famiglie scaricare alla scuola quello che è un compito che deve restare ed è proprio delle famiglie, perché questo compito di supplenza che è cambiato nei decenni va assolutamente riconsiderato, però per poter intervenire e poter dialogare, anche per riprendere, bisogna, se non si capisce, se parliamo un'altra lingua e non sappiamo quale lingua loro parlano, in che modo, allora diventa difficile. Ecco perché è importante e utile, e ringrazio ancora chi ha realizzato il libro e chi si è preoccupato di portarci tutti quanti qua questa mattina a dibattere di questi argomenti, in questo tumultuoso cambiamento tecnologico e dei nuovi media che ha portato il Consiglio regionale. Noi ormai utilizziamo Twitter, la Web TV, abbiamo appena fatto un convegno, la pubblica amministrazione e i social network. Quindi non è un problema che riguarda solo i giovani, e alcuni dei soggetti che siamo qua eravamo anche l'altra mattina a Palazzo Lascaris. Ecco, è un tema assolutamente straordinario, come tutte le rivoluzioni, grandi cambiamenti che vanno in qualche modo conosciuti, perché se non si è soggetti attivi dentro il cambiamento lo si subisce. Io penso che le istituzioni, che ha la responsabilità, non possono subire i cambiamenti, ma devono partecipare a questi cambiamenti che sono straordinari. Grazie ancora, buona mattinata e buon lavoro.